Buongiorno a tutti dal TG di Radio Coop 76, la radio web di Conf Cooperative Viterbo. Apriamo subito con una notizia proveniente da Conf Cooperative Nazionale. Fate il nostro logo. Si tratta di un bando per l'ideazione del logo per i giovani imprenditori cooperatori di Conf Cooperative. C'è tempo per presentare i progetti fino al 12 gennaio 2014. Al via il bando per il logo dei giovani imprenditori di Conf Cooperative. Sei una cooperativa dove il presidente è amministratore delegato o amministratore unico e under 35, oppure c'è prevalenza di under 35 nel CDA o nella base sociale? Se le risposte a queste domande che pone appunto Conf Cooperative sono positive, cioè se nel CDA della cooperativa c'è una prevalenza di under 35 oppure l'amministratore unico è esso stesso un under 35, allora è possibile partecipare al concorso che scade, ricordiamolo, il 12 gennaio del 2014. Le proposte vanno inviate seguendo appunto quello che è il bando predisposto da Conf Cooperative, bando che si può trovare direttamente sul sito dell'Unione all'indirizzo www.confcooperative.it. Passiamo ora alle notizie provenienti dal mondo dei consumatori, in particolar modo, come sempre, dal portale Help Consumatori, che apre con il rapporto consumatori-imprese sull'e-com, e-com che può migliorare, customer care, documenti di fatturazione, morosità, reclami e conciliazioni, sistemi sanzionatori. Di questo si è parlato al convegno organizzato questa mattina a Roma da e-com, Istituto per la Competitività, al quale hanno preso parte esponenti delle associazioni dei consumatori, delle aziende energetiche, delle TLC, così come delle authority di regolamentazione. Spunto per la discussione il rapporto Consumatori in Rete 2014. E dal rapporto è emerso innanzitutto come il customer care sia eccessivamente regolamentato e si guardi più all'imposizione di obblighi quantitativi che al perseguimento della customer satisfaction. A titolo esemplificativo, tra gli obblighi previsti per il customer care si segnalano aziende TLC, tempo medio di risposta dell'operatore di 70 minuti nel 2012, sale a 62 nel 2015, aziende TLC, obbligo di risposta entro 20 minuti al 45% delle chiamate nel 2012, sale al 52% nel 2015. Per quanto riguarda le aziende energia, sul totale delle telefonate ricevute, almeno nell'80% dei casi il consumatore deve accedere all'operatore. Sempre per quanto riguarda le aziende energia, tempo medio di attesa inferiore a 240 secondi. Dal raffronto con gli altri paesi europei, scrive Help Consumatori, emerge quindi l'opportunità di rivedere questo approccio, lasciando le aziende libere di competere e autoregolamentarsi, introducendo strumenti di valutazione qualitativa e favorendo l'impiego di piattaforme web 2.0 per la gestione del rapporto con il cliente. Infatti il 50,8% degli italiani con più di 18 anni è già a proprio agio nell'uso delle nuove tecnologie, mentre la percentuale sale all'88% tra i nativi digitali, cioè le persone che hanno tra i 15 e i 17 anni, ovvero sia i consumatori di domani. Passando poi sul fronte salute, metodo Stamina, presto un nuovo comitato scientifico. Sarà nominato un nuovo comitato scientifico chiamato a esprimere un parere sul metodo Stamina, scrive Help Consumatori. Il TAR del Lazio ha infatti sospeso il decreto di nomina della commissione del Ministero della Salute che ha bocciato il metodo e dunque sospeso anche il parere contrario alla sperimentazione espressa dal comitato. Stamina Foundation aveva contestato davanti al TAR la composizione del comitato scientifico, sostenendo che gli esperti non fossero stati imparziali e che alcuni si fossero espressi preventivamente contro il metodo stesso. Per quanto riguarda banche e poste, Euribor, Antitrust e Unione Europea infligge una multa di 1,7 miliardi di euro a 6 banche. L'inchiesta dell'Antitrust europeo sulla manipolazione dei tassi Euribor, Libor e Tibor si chiude con una maxi multa di 1,7 miliardi di euro inflitta alle maggiori banche mondiali, colpevoli di aver partecipato ai diversi cartelli con cui sono stati manipolati i tassi di interesse dei derivati denominati sia in euro che
in yen. Si tratta della Deutsche Bank, della Société Générale, RBS, JP Morgan, Citigroup, RP Martin, e queste sono appunto le banche multate, graziate Barclays e UBS, che avendo rivelato l'esistenza dei cartelli hanno beneficiato dell'immunità ed evitato la multa. Sul fronte alimentazione, Made in Italy protesta col diretti, 33% della nostra produzione contiene ingredienti stranieri. Passiamo poi alle notizie delle principali testate online viterbesi, partendo subito da Tuscia Web, che apre con la vicenda delle spese pazze e della Regione Lazio. Inchiesta spese pazze gruppo PDL, Battistoni pronto a tornare alla politica dopo un calvario durato un anno e mezzo. Gli amici che volevano farmi fuori sono serviti. Un calvario durato un anno e mezzo, dichiara Francesco Battistoni, ex consigliere regionale durante la legislatura della Polverini, consigliere regionale del PDL. Quindi un calvario durato un anno e mezzo, ma ora è finita. Francesco Battistoni si sente liberato. Per l'ex capogruppo regionale PDL il capitolo spese pazze è chiuso una volta per sempre. Ora torna alla politica da uomo libero e apre ai moderati. È Civati il candidato di sinistra, scrive Giuseppe Ferlicca sempre su Viterbo News 24. Primarie PD, Emanuele Rallo, promotore nella Tuscia del comitato, tira le somme a 3 giorni dal voto. Si fa riferimento appunto al voto per le primarie che verrà espresso dagli elettori del Partito Democratico domenica prossima. Le primarie PD si avvicinano e per Emanuele Rallo, promotore nella Tuscia del comitato a sostegno di Giuseppe Civati, è il momento di tirare le somme. Trasporto della macchina di Santa Rosa, patrimonio immateriale dell'umanità. Ieri il sì dalla commissione UNESCO riunita in Azerbaigian alla rete delle grandi macchine a spalla, rete delle grandi macchine di cui fa parte anche la macchina di Santa Rosa. Il sindaco Michelini, un momento di grande gioia. Trasporto della macchina di Santa Rosa, patrimonio immateriale dell'umanità, cioè il sì dell'UNESCO. E ci sono anche tante dichiarazioni. Enrico Panunzi, consigliere regionale del Partito Democratico e presidente della Commissione Ambiente della Regione Lazio, l'UNESCO ha preso atto di ciò che avviene nella realtà. C'è anche una dichiarazione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa è la vittoria della gente, così come del capogruppo di Per il Lazio alla Regione Lazio, Riccardo Valentini. Ora Santa Rosa, la macchina, il trasporto della macchina di Santa Rosa è una manifestazione di livello internazionale. Daniela Lai della CNA, un sì che alimenta la speranza nella rinascita della città. Dichiarazione anche del presidente della provincia, Marcello Meroi, provincia di Viterbo, un traguardo senza precedenti, e del consigliere regionale del PDL Daniele Sabatini, il trasporto non sarà più una manifestazione localistica. Infine interviene sul riconoscimento anche il gruppo di Fratelli d'Italia, una legittimazione che va ben oltre i confini comunali. Viterbo News 24, l'altra testata online di Viterbo, apre anch'essa con il trasporto della macchina di Santa Rosa, divenuto patrimonio UNESCO. Nello Celestini ce lo siamo meritato, la voce dei Facchini si dice entusiasta per il riconoscimento ottenuto. A dispetto dei suoi 88 anni compiuti il 4 ottobre scorso, scrive Viterbo News 24, Nello Celestini parla con l'entusiasmo di un ragazzo. Santa Rosa, il trasporto, i Facchini e la città, dice, meritavano di tagliare questo traguardo. Poi Nello Celestini, fondatore nel 1978 del sodalizio dei Facchini, insieme al sindaco Rosato Rosati, guarda al futuro. Ora il 3 settembre può davvero diventare un evento di portata universale. Sempre su Viterbo News 24, chi mi restituirà la carriera politica? E la domanda è riferita alla vicenda di Francesco Battistoni. Francesco Battistoni che commenta la richiesta di archiviazione della sua posizione da parte della Procura in merito alle cosiddette spese pazze del PDL durante la legislatura di Renata Polverini. Ho vissuto in un incubo per un anno e mezzo, dice l'ex capogruppo di Forza Italia La Pisana, ma ho sempre avuto fiducia nella magistratura ed ero sicuro che sarei risultato estraneo a tutte le falsità che qualcuno mi voleva attribuire. È una grande soddisfazione, prosegue Battistoni, e allo stesso tempo un senso di liberazione immenso. Ma adesso la mia carriera politica, chi me la ridarà?
una carriera oltretutto che era arrivata a livelli significativi. Ricordiamo che Francesco Battistoni era diventato presidente della Commissione regionale agricoltura della Regione Lazio. E con questa notizia di Viterbo News 24 chiudiamo l'edizione di oggi, 5 dicembre, del TG Coop e diamo appuntamento a domani per una nuova puntata di TG Coop, il TG delle cooperative di Radio Coop 76. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti e alla prossima.